Ciao a tutti, benvenuti e bentornati qui sul nostro canale. Io sono Chiara di Wellness with da Chiara R. Dato che avete visto la volta precedente il video dei prodotti finiti beauty del periodo, oggi vedete il video dei prodotti mangerecci scoperte terminati del periodo. Sono due tipologie di video che ho visto che vi piacciono tantissimo, un po' perché prendete spunto, un po' perché ci scambiamo delle opinioni diciamo che a me piace molto l'idea di girarli proprio perché c'è interazione e armonia. Parto subito, bando le ciance, perché in realtà ho scoperto e ho mangiato diverse cose sfiziose a settembre. Allora, questo è un prodotto che ha comprato l'uomo di casa. L'uomo di casa, quando va a comprare sotto commissione alcune cose, si sofferma davanti a dei banchi e cerca sempre delle cose nuove da farmi provare. E pian piano sta imparando a leggere anche gli ingredienti, sa bene o male quali schivare e quali no. Allora, ho trovato all'Inns della linea Culinea 8 bastoncini di verdure surgelate pronte per la cottura in padella. Io in realtà li ho cotti in forno, che comunque si possono anche cucinare in forno. Allora, come ingredienti ci sono 57% mix di ortaggi in proporzione variabile, carote, broccoli, mais, sedano e patate. Vi dico che il mais e le carote si vedevano e c'erano proprio pezzetti interi. 25% pan grattato, che è fatto da farina e frumento, acqua, sale da cucina, lievito e spezie. Olio di colza, diciamo che non è il top di gamma, ma facciamocelo passare. La panatura fatta da farina di frumento, amido di frumento, sale da cucina. Formaggio edamer, farina di frumento, fiocchi di patate, zucchero, sale da cucina, detrosio, ortaggi in polvere. È un po' tanto ricco di ingredienti, però ogni tanto diciamo che un prodotto del genere per i vegetariani, insomma, quando non si ha proprio tempo da cucinare le cose in toto in casa, si può mangiare. Ed è un prodotto made in Germany. Poi, perché ho diverse cose in realtà. Allora, mia mamma ha scovato in Puglia, in un supermercato, cosa che qui in un supermercato normale io non trovo, il carpaccio di Mopur, alimento vegetale a base di cereali e legumi, completamente vegan, ed è questo qui. Sono 90 grammi, io l'ho mangiato come un carpaccio, quindi con poi un'insalata del pomodoro fresco, ed è fatto di acqua, glutine vitale di frumento al 36%, farina di grano duro, farina di ceci, lievito madre del grano, fermentazione naturale, olio extravergine di oliva, estratto di lievito, bietola rossa che le conferisce il colore, il sale, tamari che è acqua, soia, sale e alcol, farina di grano tenero, olio di cocco non idrogenato e spremuto a freddo, aromatizzante, pepe bianco in polvere, aglio in polvere, aromi naturali, spezie, patata disidratata, cipolla disidratata. 100 grammi portano 230 kcal. È un prodotto, diciamo, sfizioso, interessante. Ovviamente non va bene per i celiaci data l'alta quantità di frumento, è un prodotto interessante per un piatto freddo per fare dei panini, secondo me. Ho terminato un bel barattolone di miele italiano apicoltore Lorenzo Laura, che si trova in Friuli, Venezia Giulia, ed era il miele mille fiori. Questo me l'aveva comprato mio papà. Io amo da morire il miele, non ne posso fare a meno perché per me è un antibiotico naturale, cioè senza questo la mia gola appena sta un attimo lì per un mal di gola parte per la tangente e io mi curo col miele, mezzo cucchiaino di miele nelle tisane e mi curo. Lo utilizzo davvero tutto l'anno praticamente. Poi questa l'avevamo trovato all'Inns del Sogno Soia Tofu Naturale 200 grammi ed è fatto solamente di soia al 75%, acqua, cloruro di magnesio. 100 grammi apportano 142 kcal. Mi è piaciuto molto, è fatto bene e il prezzo è anche molto interessante perché costa meno di tutti i competitors. Poi ho terminato due prodotti della Biffi, uno è ragù di soia 100% vegetale, l'altro è il sugo al cuore di carciofo 100% vegetale, 190 grammi in tutti e due i barattolini.
Allora, il sugo di ragù di soia l'ho utilizzato per condire la pasta, semplicemente, sia a freddo che a caldo, ed è fatto da polpa di pomodoro al 52%, olio di semi di girasole, carote, cipolle, sedano, olio extravergine d'oliva, proteine di soia al 5%, sale, zucchero, basilico, amido modificato di mais, aromi naturali, rosmarino, pepe, correttore d'acidità, che è l'acido lattico vegetale, ed è un prodotto senza glutine. Molto buono, questo lo trovate nel banco quello normale delle conserve, volendo le trovate anche nel banco frigo in confezioni un pochino diverse. Il sugo al cuore di carciofo io l'ho utilizzato come crema spalmabile semplicemente perché a me piace da morire il carciofo in ogni sua cottura e anche come crema, ed è fatto da cuore di carciofo italiano 36%, olio di semi di girasole, crema vegetale a base di soia, olio di semi di girasole, bla bla bla, emulsionante, aroma naturale, sale manino, cipolla, sale, vino bianco, amido di mais, prezzemolo, pepe nero, aromi, correttore acidità, ed è un prodotto senza glutine. Costicchiano perché costano più di 3 euro, 3 e 4 euro, però sono molto buoni, quindi ogni tanto si può fare. Poi avevo trovato in dispensa, mentre la ripulivo, un prodotto che mi era capitato in una degusta box. E sono gli shirataki spaghetti di cognac, una porzione porta 16 kcal ed è del marchio Pesoforma, che io avevo condito con il ragù di soia. E questi sono fatti da acqua, farina di cognac, correttore d'acidità, idrossido di calcio, basta. E apportano 43 kcal, no, 10 kcal ogni 100 grammi la porzione, perché di 150 grammi apporta 16 kcal. Vi risegnalo i burger bio vegetali della Granarolo. Questa volta sono spinaci e seitan. A me piacciono, a me i burger della Granarolo piacciono, è vero. Ci sono tante altre varianti di tante altre marche, però a me piacciono sia a livello di ingredienti, che sono molto semplici, sia a livello di gusto. Io normalmente li cucino al forno, li mangio tiepidi. Questo in particolar modo, ve lo dico, è fatto da seitan al 38%, spinaci al 23%, patate, cipolle, olio di semi di girasole, fiocco di patata, farina di grano tenero di tipo 0, sale marino e pepe nero. Cioè, ingredienti semplici e chiari. Poi vi segnalo, questi li trovate al Minz, della linea bio, i frullini con farina integrale, zucchero di canna biologici, ricche di fibre, farina macinata a pietra. Sono 330 grammi, sono pacchettine da 3 biscotti l'uno, sono 10 porzioni da 33 grammi, 33 grammi portano 148 kcal e non hanno olio di palma. Ve li segnalo per questo, pochi prodotti della linea bio dell'Inns non hanno olio di palma, nella maggior parte dei casi ce l'hanno e anche nelle prime posizioni degli ingredienti. Poi vi segnalo alcuni prodotti di natura che a me piacciono tantissimo e sono le sfogliatine di lenticchia, molto molto proteiche, i fusilli a ceci, le lenticchie rosse e i fusilli ai piselli, sempre di natura, sono paste estremamente proteiche fatte solo dall'ingrediente che vi ho detto. Come le ho condite, come le ho mangiate, vi lascio il link dell'articolo giù nell'info box, perché secondo me vale la pena vederlo, leggerlo, anche perché vi parlo delle proprietà dei tre ingredienti principali. Poi sto iniziando ad assaggiare tutte le varie tisane che ho preso al Sana e ho assaggiato come prima la Bedtime Sweet Tea. Secondo me era molto a base di camomilla, poi altri ingredienti, no, camomilla, timon, ma non ne sono sicura e sinceramente nemmeno lo so, però mi è piaciuta molto, molto rilassante, molto profumata, molto aromatizzata, assolutamente sì. Allora, questi sono i prodotti che ho mangiucchiato nel mese di settembre. Voi, proprio voi, avete dei prodotti da indicarmi? O avete provato qualcosa di quello che vi ho fatto vedere questo mese o nei mesi precedenti? Perché so che prendete spunto e quindi sono curiosa della vostra opinione. O ripeto, se avete voi qualcosa da indicarmi, scrivetelo giù nell'info box perché io ne sarei estremamente contenta. Io come sempre spero di avervi tenuto semplicemente compagnia. Vi mando un mega bacio e ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao!